Buongiorno a tutti, saluto innanzitutto il magnifico rettore, il professor Andrea Principe, saluto il presidente della LUISS Vincenzo Boccia, la vicepresidente la professoressa Severino, il direttore generale dello Storto Alessio Tessitore, rappresentante degli studenti nel CDA, saluto anche gli illustri relatori, le relatrici ospiti, saluto anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e ovviamente mi rivolgo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che ci stanno seguendo. Io ho accolto con vero piacere questo invito oggi, anche perché la LUISS, sin dalla sua nascita nel 1974, ha saputo ritagliarsi un suo preciso e importante ruolo nel panorama scientifico e culturale, non solo nazionale, ma anche internazionale, come confermano anche i ranking più correnti e più accreditati. È un vero e proprio fiore all'occhiello del sistema di istruzione superiore. E i numeri che ci ha consegnato poc'anzi il rettore Principe parlano chiaramente di una realtà di cui dovete, ma l'intero paese deve, dobbiamo tutti essere orgogliosi. Un dato su tutti parla da solo, 9.514 giovani hanno scelto oggi questo luogo e quindi frequenteranno i vari corsi, le varie offerte didattiche di questo prestigioso Ateneo. Anche se a causa delle restrizioni imposte dalla seconda ondata della pandemia siamo costretti a lavorare anche oggi, io mi collego da remoto e molti sono in videocollegamento, avverto però in questo momento la vicinanza di tutta la comunità accademica alla quale voglio rivolgere un sentito augurio di buon lavoro per il nuovo anno, che i ragazzi e me dovranno vivere per lo più da remoto. E sono certo che questo Ateneo saprà individuare strumenti e forme per consentire a docenti, discenti e agli studenti di affrontare senza disagio questa particolare condizione, che non c'è dubbio, io stesso ne sono consapevole, priva l'esperienza universitaria di un aspetto fondamentale, la relazione diretta, la interazione personale non mediata tra gli studenti e i propri docenti. E proprio nella consapevolezza di quanto sia decisivo il contatto umano, intellettuale e conseguentemente di quanto sia essenziale la presenza, il potersi guardare negli occhi, l'interazione diretta personale, abbiamo deciso di introdurre una deroga alla misura che prevede il vincolo della didattica a distanza, consentendo agli studenti del primo anno, i più esposti a rischio di dispersione anche dalle statistiche, secondo quanto ci accreditano le statistiche, di svolgere le lezioni in presenza. Ricordo anch'io il mio primo anno è stata alla Sapienza, un'università pubblica molto affollata, ricordo anche il senso di disorientamento. Ecco, dobbiamo garantire la presenza alle matricole. Con il contributo, con l'impegno di tutti, anche delle comunità accademiche, sono certo che sapremo superare ancora una volta le difficoltà che l'epidemia ci costringe ad affrontare al fine di proteggere, soprattutto a tutela delle persone più fragili, il bene primario, il bene pubblico, comune della salute. Benché la virulenza di questa seconda ondata costringa l'Italia, al pari di tutti gli altri paesi europei, a concentrare ogni sforzo per assicurare resilienza, capacità di tenuta del nostro sistema sanitario, il governo resta impegnato nella predisposizione, anche in queste ore, in questi giorni, del piano di rilancio, nel quale vi assicuro attenzione primaria verrà riservata agli investimenti per la formazione e la ricerca, a beneficio delle prossime generazioni. E io ricordo sempre che il piano varato dalla Commissione europea, dall'istituzione europea, si intitola Next Generation EU. Sono pienamente consapevole, siamo pienamente consapevoli di quanto in Italia il livello di investimenti nella ricerca sia assolutamente inadeguato e più elevati a quelli più accreditati, standard internazionali. Siamo però assolutamente determinati a invertire questa tendenza facendo ricorso alle straordinarie opportunità offerte
offerte dalle risorse che sono nel Recovery Fund, che ci consentiranno di proseguire nell'azione già avviata, a dire il vero, sin dall'inizio dell'esperienza, di questa esperienza di governo. Vorrei infatti ricordare che con il Ministro dell'Università e della Ricerca, il professor Manfredi, abbiamo stabilito, abbiamo varato un piano per migliorare, incrementare le assunzioni di giovani ricercatori, circa 6.000 tra università ed enti di ricerca. Maggiori assunzioni abbiamo previsto per le tasse universitarie, in modo da portare più studenti nelle nostre aule, affinché formazione e competenza restino il vero, una volta si sarebbe detto, l'ascensore sociale del nostro paese. Possiamo fare di più, dobbiamo fare di più, ma era davvero da molto tempo che le nostre università non ricevevano simili risorse, non c'era un piano così straordinario per l'assunzione di un tale numero di ricercatori, e così tante risorse non venivano destinate all'esenzione per le tasse universitarie. Peraltro dobbiamo lavorare anche con un progetto ben preciso per migliorare il nostro piano della formazione superiore. Io ho già indicato in altre occasioni quali sono i nostri 4 obiettivi, li riassumo. Dobbiamo favorire la ricerca integrata, multidisciplinare e complessa. Alcune classificazioni di saperi sono antistoriche, non sono più realistiche, non più adeguate all'evoluzione, alla nostra realtà economica, sociale e culturale. Secondo, dobbiamo rafforzare la ricerca di base. Questo è un tassello fondamentale della ricerca scientifica, anche quando si tratta della cosiddetta ricerca rischiosa, quella che viene, come si suol dire, governata da un pensiero laterale. Terzo obiettivo, dobbiamo promuovere la ricerca, quella mission oriented, perché i nostri ricercatori devono essere stimolati sempre più a dare concretezza e utilità alle proprie ricerche. Devono confrontarsi con il tessuto produttivo, con le istituzioni, con il terzo settore. Quarto obiettivo, dobbiamo avvicinare la ricerca alla formazione. Il mercato del lavoro pretende infatti competenze aggiornate adeguate alle sfide della trasformazione in corso. L'obsolescenza delle conoscenze, a cui dobbiamo rispondere con il lifelong learning e con un'università mista e inclusiva, impone che nei percorsi formativi siano trasferite competenze aggiornate e che questo aggiornamento sia costante, accompagni le diverse professionalità nell'intero arco del loro sviluppo. E permettetemi di soffermarmi su questo quarto obiettivo. Dobbiamo rafforzare il collegamento tra il mondo delle imprese e quello delle università. E la vostra università, votata in particolare allo studio delle scienze sociali, parlo di economia, scienze politiche, giurisprudenza, è certamente all'avanguardia in questo ambito, anche per la sua spiccata propensione internazionale, come testimoniano le varie prestigiose partnership avviate con molti atenei non solo europei. Su questa linea, tra l'altro, occorre innovare le cosiddette lauree ad orientamento professionale, collocandole all'interno di strutture intermedie tra quelle delle università e quelle delle scuole superiori, modello felicemente sperimentato in altri ordinamenti europei, penso ad esempio alla Germania. E a tal fine occorre elaborare un programma per la formazione superiore professionale, che implichi l'avvio di collaborazioni su base regionale con il contributo delle università e delle articolazioni locali di associazioni di categoria. L'Italia ha sempre più bisogno di laureati professionali con competenze che siano immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. E sicuramente il gap che noi paghiamo con altri paesi è proprio su questo aspetto, un ritardo che dobbiamo denunciare e dobbiamo al più presto colmare. Dobbiamo elaborare anche, ci stiamo lavorando con il Ministro dell'Università e della Ricerca, dobbiamo elaborare l'istituzione di programmi di dottorato dedicati alle attività dell'industria e del terziario, con il contributo, il coinvolgimento attivo delle imprese, sia singolarmente sia attraverso reti di collaborazione. Per fare questo dobbiamo semplificare anche il quadro normativo, perché dobbiamo facilitare questi partenariati,
con le imprese private, con gli stakeholders privati. Dobbiamo ancora incrementare le occasioni di dialogo e di confronto tra chi forma i professionisti di domani e chi a quegli stessi professionisti offrirà concrete occasioni di realizzazione professionale. È un tema che investe inevitabilmente l'intera classe, il tema della classe dirigente italiana, sia pubblica che privata, e che intercetta, in quanto strettamente connesso al tema della connessione tra università e lavoro, il tema della formazione continua, il secondo polo di un medesimo indirizzo di politica pubblica. Ecco, con riguardo a questo secondo polo, noi dobbiamo chiaramente creare le condizioni e affermare l'idea, concretizzare l'idea che un dirigente pubblico, privato, ma anche un funzionario, trascorsi gli anni della formazione, non si debba continuamente aggiornarsi, debba continuamente sviluppare le sue e aggiornare le sue conoscenze. Dobbiamo assolutamente tener conto della velocità del cambiamento, del moltiplicarsi delle opportunità dovute alla crescente connettività tra persone, tecnologie, settori, mondi della ricerca, e che richiedono alle persone nuove competenze in termini di adattabilità, flessibilità, resilienza e anche creatività. L'aggiornamento continuo si è sviluppato in maniera sistematica per una porzione significativa della forza lavoro, contribuisce ad accrescere la competitività, la produttività, la efficienza dell'intero sistema paese. Ecco, dobbiamo quindi lavorare, come stiamo facendo, per politiche di riforma che operino sulla certificazione delle competenze più elevate, sul ruolo ad esempio della scuola nazionale e dell'amministrazione, ma credo molto in questo aspetto, in modo da coinvolgere anche stabilmente e strutturalmente gli atenei. In questa prospettiva dobbiamo definire percorsi di formazione permanente, rafforzando il collegamento tra università, quindi scuola nazionale dell'amministrazione, ordini professionali, imprese e mondo produttivo. Insomma, dobbiamo migliorare l'efficienza, la qualità dell'azione pubblica, e lo possiamo fare attraverso il rinnovamento delle competenze, innestando anche nell'ambito della pubblica amministrazione competenze STEM, competenze digitali. Dobbiamo creare Digital Education Hubs, cioè dei centri di didattica digitale, per realizzare sinergie formative tra i contenuti accademici e i crescenti bisogni di upskilling e reskilling del mondo del lavoro, con particolare vocazione verso i bisogni di formazione manageriale delle pubbliche amministrazioni, ma anche delle piccole e medie imprese. Dobbiamo, un esperimento molto significativo, giudico quello che so che è stato molto a cuore del direttore generale Lo Storto, 42 Roma Luis. Gli studenti non devono rimanere, mi sembra questo il fulcro, il centro di questa iniziativa, nelle loro aule. Devono uscire, devono annusare fin da subito il mondo del lavoro, devono imparare a risolvere problemi, problem solving, devono pensare fuori dagli schemi, devono imparare da subito a lavorare in squadra. Ecco, concludo. Il contributo specifico che può offrire l'università al sistema paese è quello quindi di superare anche dei rigidi steccati, dei compartimenti stagni, perché la complessità che caratterizza l'attuale momento storico ci impone di coniugare sapere e competenze, e l'università è per eccellenza un luogo di contaminazione. Dovete lasciarvi contaminare, care studentesse e cari studenti. Il sapere solo così vi consentirà davvero di porre le vostre competenze al servizio della società. La libertà della ricerca però significa anche autonomia dell'università, e perché la libertà è condizione ineliminabile nell'attività di ricerca e nell'insegnamento, e l'autonomia dell'università, delle università, è il giusto presidio di quella libertà. Quindi dobbiamo rispettare e proteggere l'autonomia delle università. È un dovere che grava su tutti coloro che hanno a cuore la qualità stessa della nostra vita democratica, e non può, quindi è un dovere che non può lasciare assolutamente insensibile il governo e tutti gli attori di governo. Si apre una nuova stagione in cui il ruolo dell'università e della ricerca
nella società è fondamentale per accompagnare la società stessa, le persone, attraverso questi cambiamenti che stiamo vivendo, per rafforzare la consapevolezza di tutti i cittadini e per il ruolo che svolge una comunità accademica in tutti i suoi componenti, e la LUISS in particolare dovrà svolgere, quindi assolvere a questo compito nell'interesse dell'intero sistema paese. I nostri Atenei mai come in questo momento sono chiamati a formare la nuova classe dirigente, a farlo con il sistema insuperato dell'educazione democraticamente intesa entro una comunità scientifica di riferimento. L'anno che ci aspetta non è semplice. Il rettore Principe ha voluto sottolineare che la LUISS ha scelto l'interazione tra i saperi. Ecco, mi sembra un ottimo indirizzo di metodo. Le pandemie ci sfidano in termini di resilienza, ma anche di creatività, ci sfidano a ravvisare nei momenti di crisi anche delle nuove opportunità. Quindi ci dobbiamo preparare. Può sembrare strano proprio adesso che stiamo vivendo tante difficoltà, ma proprio adesso dobbiamo prepararci alla rinascita. Sembrano parole drammaticamente inattuali, ma io le pronuncio con fiducia, con speranza, e le pronuncio con la consapevolezza che con l'impegno di tutti riusciremo a tornare a una vita più serena e a migliorare anche i ritardi strutturali, a migliorare il nostro paese. La LUISS è innanzitutto una comunità di persone, un luogo di formazione sociale per eccellenza, è un luogo di incontro, come ogni comunità accademica, uno spazio nel quale la circolarità del sapere si nutre di relazioni, matura, si alimenta nel dialogo, in primo luogo tra studenti e docenti, attori di uno scambio che anche, lo dico per esperienza personale, pregressa, è uno scambio tra i più fecondi nell'ambito dell'esperienza delle relazioni umane. L'università è alimento del sapere, luogo in cui, care studentesse e cari studenti, voi coltiverete anche il senso del rispetto delle istituzioni, il senso di quella disciplina e di quell'onore che un domani vi torneranno utili per partecipare in virtù delle competenze acquisite e del senso di responsabilità maturato alla più grande e affascinante intrapresa che l'uomo può vivere, quello di contribuire a migliorare la società in cui quotidianamente vive. Grazie davvero, buon anno accademico a tutti.